Questo era il tema. Prima variazione. Adesso arriva la seconda variazione. Noterete, io ho pensato a questo concerto come una chiacchierata per raccontarvi delle cose che mi piacciono, che mi hanno colpito, che penso che possano interessarvi. Noterete che il suono di questo flauto somiglia un po' a una canna d'organo. È un suono piuttosto forte, con un attacco preciso, come le canne appunto di legno, d'organo, canne anche di bordone e non. Effettivamente è un flauto quasi completamente cilindrico, come le canne d'organo, e ha queste armoniche, una componente di suono che lo rende molto chiaro, relativamente poco dolce e con un attacco ben forte. Ha una diteggiatura diversa dai flauti normali, questo è il motivo per cui ero incerto se usarlo o no, perché già a suonare il concerto ci sono molti motivi per sbagliare, se poi aggiungi... Però ho detto, corriamo il rischio. Si fanno in maniera diversa due o tre note, perché è proprio costruito così, e quindi bisogna, se si vuole in questo tipo di suono, non c'è altro modo. Variazione è quella più elaborata, ma questo tema piace molto al compositore, poi di variazioni ne farà ancora più avanti, con note molto più veloci di queste. Io questa sera ero così, mi fermo alla terza variazione.